Questi 16 progetti, poi naturalmente li stiamo, hanno raggiunto l'obiettivo del 50% e anche di più. Noi abbiamo versato la nostra quota, sono partiti tutti, sono tutti vivi dopo 3 anni. Alcuni di questi hanno avuto un grande successo. 2 giorni fa è stato inaugurato anche dal sindaco Sala, da l'amministratore delegato di Walt Disney, dal direttore generale del Niguarda, eccetera, un progetto che si chiama Medicinema, che è andato in piattaforma cercando dei soldi per ristrutturare una sala all'interno del Niguarda, per realizzare una sala cinema per i pazienti e per i caregiver, non solo per i pazienti, con un metodo molto interessante. È evidente che questo non sostituisce la terapia, ma favorisce il raggiungimento di migliori risultati della terapia stessa. Questo è in fase di monitoraggio e di misurazione da parte di università che verificano se le persone che seguono questo processo, questo progetto, migliorano di più rispetto a persone che non seguono questa cosa. Quindi anche con un fondamento scientifico molto importante, lavorano anche con con Gemelli a Roma e così via. Altri progetti riguardano ad esempio pezzettini di mercato molto particolari, un soggetto che si chiama Solange. Prepara dei pasti solo per il pranzo per coloro che lavorano, con tutta una serie di caratteristiche e di benefici rispetto ai materiali, alla materia prima che utilizza, su come li trasforma, eccetera. Adesso senza raccontarveli tutti, insomma. Però hanno dal nostro punto di vista un impatto molto molto positivo. Uno, perché stanno nell'ambito dell'innovazione sociale, questa è stata la valutazione a monte. 2, perché sono stati selezionati dalle loro comunità di riferimento e quindi hanno trovato un mercato immediatamente disponibile e responsive al bisogno stesso. 3, perché nascono radicati, nel senso che hanno la capacità poi di crescere molto di più di una iniziativa che parte a sé stante senza avere l'ingaggio iniziale. Faccio un'ultima rilevazione, poi va bene, i numeri secondo me non sono particolarmente alti perché noi ci abbiamo messo quasi 400.000 euro, che non sono tanti, non sono pochi. Naturalmente tutto questo ha raddoppiato l'investimento, ha creato una serie di posti di lavoro, il che non è banale, che è molto importante, e vogliamo riprenderlo adesso all'interno di un altro progetto che si chiama Hub dell'Innovazione, dove c'è un percorso di animazione di quartieri difficoltosi milanesi, stiamo parlando ad iniziare dal quartiere di Lorenteggio, dove c'è una prima fase, diciamo, di animazione territoriale, una seconda fase di accompagnamento, nel senso che le idee che maturano nella fase di accompagnamento, di animazione, vengono poi accompagnate e aiutate nel proprio sviluppo per arrivare anche a progetti di impresa, e il progetto di impresa potrà avere poi diverse uscite anche di richieste di cofinanziamento. La piattaforma di crowdfunding potrebbe essere una di queste modalità. Quindi per noi è stata un'esperienza molto molto positiva. La stiamo paragonando, noi ci stiamo facendo valutare su tutta la parte di impatto che le azioni e i progetti che l'assessorato ha messo in campo ha prodotto sul territorio, e non siamo ancora arrivati alla fine della misurazione, ed è un pezzo del Politecnico che ci sta misurando, ma la sensazione è che questi progetti sono più solidi,
di altri progetti che invece hanno fatto un percorso classico per la creazione di start-up, per esempio. Quindi per noi è stata un'iniziativa estremamente positiva.